you damned, I will never stay. Buonasera a tutte e a tutti, benvenuti, grazie di essere qui. E questa seconda serata di Attraverso la Tendenza, dove si muove quello che ci muove. E io e Sibilla abbiamo lavorato insieme alla cura di questo festival, di questo primo momento di attraversamento e attraversamenti. E siamo molto felici che voi siate qui e quindi passerei la parola a Sibilla e entriamo subito nel vivo con Giulia Bramola. Benvenute e benvenuti e grazie appunto per la vostra presenza, grazie a Giulia Giannola che è l'artista e performer, vedete poi anche con una grande padronanza appunto del mezzo video e fotografico che è ospite con noi nella seconda serata di Attraverso la Tendenza. Siamo riusciti nonostante qualche difficoltà a livello di collegamento, finalmente però ce l'abbiamo fatta. Giulia? Una giovanissima artista che vive tra Napoli e Berlino, hai avuto appunto modo di studiare prima allo UAV a Venezia e poi appunto hai proseguito la tua formazione a Berlino, tra l'altro vincendo anche, ho visto, una borsa di studio per progetti particolarmente interessanti a livello artistico della durata di 3 anni. E la tua produzione è particolare perché si muove proprio sul concetto di, della ripetizione, del ripetizione, ritmo, il tempo, il valore dello scorrere del tempo. E ho alcune domande se vuoi da farti. Intanto benvenuta, se vuoi. Grazie. Ecco, se vuoi dire qualcosa per presentarti o se, Sì, diciamo che hai detto tutto tu praticamente, quindi sì, io sono napoletana, però ho vissuto tra Venezia, Berlino e ora Napoli, Berlino e sì, esatto, lavoro soprattutto con il video e la performance e mi interessa in particolare questo concetto del ritmo, del tempo, della composizione delle azioni, che è una cosa che ritorna sempre nelle performance, anche se poi cambiano, magari diventano coreografie o insomma sono varie declinazioni di questi temi. E in particolare, sì, dimmi. No, dicevo i video che insomma presenterò, sono questi video, sono un video su appunto uno dal titolo Tinker Tailor Soldier Sailor, che è una reinterpretazione del lavoro alla catena di montaggio ed è una sorta di lavoro in cui però non si produce nulla, quindi non è a metà tra un gioco e un lavoro immaginario in cui questi lavoratori contano questi semi per indovinare il loro futuro lavoro attraverso una filastrocca, che è un po' tipo la filastrocca del mama non mama, e qui è rivisitata con tutti i nomi di status sociali o di nomi di lavori, quindi era proprio un gioco per bambini per indovinare il loro futuro lavoro. E questa stessa idea della scomposizione ritorna nell'altro video del Lipstick Cycle, in cui invece ho cercato di scomporre l'azione del truccarsi, quindi un'azione diciamo assolutamente senza nessuno scopo, non è vero, c'è sempre lo scopo, però comunque che almeno non produce nulla. E in questo caso, anche in questo caso, ho voluto giocare sul ritmo e fatto la scomposizione, quindi di questa azione un po' assurda, volendo. Ecco, sì, proprio su questa cosa del ritmo, in verità poi vedendo i tuoi video mi sono venute in mente un sacco di cose, nel senso, da una parte il fatto di questo tempo mercificato, no? Visto anche che è una costante nei video, penso anche a quel lavoro dove, non mi ricordo adesso il titolo, ma le persone che girano in questa pista di atletica con la valigia, quindi inseguendo una sorta di viaggio continuo, forse contro il tempo fondamentalmente. Quindi mi interessava come vivi tu il tuo tempo e quale sarebbe il, ecco, se c'è un consiglio per vivere meglio questo tempo, se c'è qualcosa, ecco, all'interno della tua produzione video che poi appunto aspira a quello. E,
Sì, in quel video sì, in particolare c'era un po' il gioco sull'osservazione dei diversi ritmi che magari le persone possono avere all'interno, non so, osservando le persone che vivono in città, che magari corrono per andare al lavoro, per partire o per vari diversi motivi, e quindi mi era venuta questa idea di cercare di rappresentare questi vari ritmi in una sorta di gara. E non lo so, il tempo secondo me è abbastanza personale, perché come io lo vivo in un certo modo, una persona lo vive in un altro modo, poi c'è un tempo collettivo e quindi ognuno si deve incastrare, però non lo so, credo alla fine che bisogna magari, ecco, appunto, non per forza pensare che il tempo collettivo è quello poi effettivamente che bisogna seguire. In un certo senso magari avere una consapevolezza del proprio, in un certo senso, non so come dire, però ovviamente poi insomma interconnettendoli. Sì, infatti poi a questo quello. Vai. Scusate, tutto a posto, abbiamo lasciato un orecchio e chissà se lo ritroviamo. E, no, diceva infatti. È questo poi che esce fuori da ripetitività, ad esempio, di Tinker Tailor, che poi la filastrocca è bellissima, ho visto che ci sono diverse versioni a partire dal 1400 fino a poi ad arrivare ai giorni all'800 in verità, e ci sono sempre piccole modifiche, le parole alla fine sono meccanico, sarto, soldato, marinaio, me le sono segnate tutte quante, e si può domandare attraverso quella filastrocca, i bambini si chiedevano, no, addirittura chi avrebbero sposato, oppure proprio la quale sarebbe stato il loro futuro. E davvero tutte le domande del, ecco, sibilline, come chiamo sibilline, tutte queste cose sibilline. E però effettivamente poi quello che viene fuori guardando il video è il pensiero di stare attenti, ecco, a come passa il proprio tempo, e poi questa relazione anche col concetto ovviamente di lavoro, ecco, l'orario lavorativo, no, che viene scandito in un certo modo, che ti tiene ancorato a certi tipi di cose, e questo per Tinker Tailor. Invece per quanto riguarda l'altro video che andiamo a presentare, Lipstick Cycle, a parte che ti faccio i complimenti perché entrambi hanno una fotografia di altissimo livello ed è quello che poi effettivamente mi ha colpito, Lipstick Cycle ancora di più, forse anche per il fatto che è in relazione con l'atto del truccarsi, quindi comunque questa estrema cura, no? La cura tra virgolette di sé, forse anche questa estrema cura a livello visivo. Ma l'altra cosa, ecco, che mi domandavo se c'è una componente legata comunque al concetto di femminile, la figura femminile, se c'è qualcosa, ecco, dietro a questa ripetitività del gesto, del trucco, che comunque ha a che fare, sullo sfondo noi sentiamo un ticchettio di un orologio, quindi un po' il tempo che passa, quindi forse un po' la non accettazione del cambiamento. Chiedo a te, ecco, io ho fatto diverse ipotesi. Sono anche queste cose, voglio dire, sicuramente sì, la cura è un tema importante, e anche un po' l'ironia forse, comunque, perché magari appunto cerco di rappresentarlo in modo anche un po' atipico, questo atto che è poi molto personale. E sì, e poi appunto è proprio questo tempo che questa azione richiede, quindi anche un po' uno scandire del tempo attraverso questa azione che fa sicuramente parte della nostra vita, e quindi comunque è una parte del tempo che passiamo, diciamo, a fare a ripetere questo rituale, diciamo. E poi comunque appunto molte delle performance sono nate proprio da questa idea di cercare di dilatare dei momenti, quindi tutte queste scomposizioni diciamo che cercano sempre di visualizzare una sorta di dilatazione di un intervallo di tempo.
è un po' un tentativo, diciamo, che gioca tra il performativo e il visivo, utilizzando magari il video come contenitore per questa visualizzazione di questa idea di, appunto, dilatare questo tempo. Quindi, sì. Grazie. Se Chiara voleva chiedere qualcosa? No, diciamo, mi sembrava molto interessante come si arriva alla parola coreografia che hai usato prima, perché ci possiamo arrivare sia tramite il concetto del ritmo che abbiamo detto e sia tramite il concetto della performance, perché tu hai detto che il video si può utilizzare come un contenitore di un'azione e l'azione è, cioè la coreografia è fatta da un movimento, da un'azione, quindi quello che succede ci porta da due strade diverse a parlare di coreografia, che è la parola che hai usato prima, e che diciamo non è la parola che la prima parola che verrebbe in mente, credo, a una persona, insomma, che vede un video del genere. E niente, mi piaceva mettere in luce questo aspetto che magari mi sta particolarmente a cuore o comunque mi ha colpito, ha colpito il mio immaginario. Sicuramente. Credo anche che questo sposti la riflessione su un altro piano ancora. Sì, effettivamente poi io diciamo che sto cercando di avvicinarmi sempre di più a questa dimensione, sì, proprio dello scandire del tempo in modo più appunto preciso e quindi di affrontare anche questo aspetto. Quindi non soltanto attraverso delle azioni, ma sviluppandolo. Sì, esatto, perché infatti prima stavo pensando che il tempo, sia nella differenza che facevi tu tra il tempo personale e quello sociale, è utilizzato, viene utilizzato, arriva a essere utilizzato anche come uno strumento di controllo delle nostre vite, della società, eccetera. Tanto più ci allontaniamo dal nostro tempo personale, quanto più questo diventa uno strumento di controllo delle nostre vite. E però nello stesso tempo, quindi questo mi riporta in qualche modo alla ripetitività delle cose, dell'azione, che ti porta a non pensare più a quello che stai facendo, quindi a perdere il contatto col tuo tempo interiore e personale. E nel momento in cui invece tu mi parli del fatto che l'azione, cioè cerchi di attraversare l'azione, quindi di farla diventare più esatto, la porta all'estremo, esatto, e allora lì diventa agire sul tempo e non essere agiti al tempo. Sì, grazie, davvero. No, è un po' come il fatto del qui e ora, no? Si allarga questo tempo e quindi si vive in maniera più intensa. No, è molto interessante il fatto che attraverso la ripetizione in realtà ti puoi appropriare quello che stai facendo. Se fai la lezione di Giulia e arrivi a prendere quella roba come una coreografia, niente, una cosa esatto, è una cosa ripetitiva. Bene. Bene, come puoi intervallarla con altre azioni. Anche quello, valendo, vabbè, poi quelle sono tutte idee così. No, belle idee, anzi, grazie Giulia. Non so se c'è qualche domanda nel caso, ma penso che dobbiamo vedere il video. E, allora, Giulia, grazie ancora, poi ti lasciamo andare, facciamo un applauso per te. Ci sentiamo, grazie e a presto. Grazie mille, ciao, grazie ancora, buona serata, ciao.